Hila, ben trovati, benvenuti in un nuovo appuntamento su Cassette Beasts. Oggi sono con il mio amico Eugene e andremo a sconfiggere un altro insediamento di succhiaterra, se ben ricordo dov'era. Ma mi sembra di ricordarlo, ma prima una missioncina hanno per noi. Ah, il capitano Wallace è al parco in questo momento. E magari ci facciamo anche un ranger, perché no? Se non sbaglio posso fare tutti i ranger senza dover per forza fare una missioncina, come quella di Zed. E c'è un altro però che ha la missioncina per noi. Ma comunque dovrei andare qui, se non sbaglio. Prima però vado da Hoylake a mostrargli Macabra, dato che me lo aveva chiesto con tanta gentilezza. Oddio, Zed. Sarà onesto, Yante, non credo che gli altri capitani lo capiscano. Capiscono cosa di preciso? Tutta questa storia del sonno, quello che faccio, insomma. Non sento niente di regni onirici, dell'incrocio collettivo o di come si ripercuotono su questo posto. Francamente comincio a sospettare che mi considerano solo un tiratardi. Beh, sei un tiratardi. Lo so. Questo sta fattissimo, non è sonno. Grazie per i discorsi e il tuo incoraggiamento, capitano. Vabbè. Tutta questa interazione tra umani mi spianca. Mamma mia. Sta tremendo come sta combinato sto tipo. Ehi! Ho visto un tizio rubare un appartamento distrutto a Miralago, a nord-ovest del parco. Ha bisogno di aiuto? Lo andremo a vedere in un secondo momento. Prima, Hoylake! Saluti mio assistente, sì! Macabre, eh? Sì, registrare mostri sulle cassette per trasformarsi in loro. È completamente irrazionale. Eppure lo vediamo accadere davanti ai nostri occhi. Eh beh, dai, vediamo un po'. Materiale fuso, fa sempre, sempre comodo. Nastro ferrocromo, metallo, plastica. Ok, devo cercare una creatura vermiforme fluttuante. Vermiforme fluttuante? Ok, qua c'ero stato la scorsa volta, ma non avevo aperto questo scrigno perché c'era il masso che lo bloccava. E ora c'è una fusione fuori controllo, Malabrodo! Ok, combattiamo questa fusione fuori controllo. Ah, con Eugene non posso ancora fondermi. Il che è un problema. Tempesta di sabbia. Boia! Ok. Calmino. Ehi. In teoria karate metallico dovrebbe infliggere risonanza, dato che è un mostro metallo. Penso, O non vorrei dire una stupidaggine. Perché è anche tipo terra. Armatura robusta, però no. Risonanza 1 su 3, bene. Dovrei riparare in teoria Tokusetto per fare karate metallico. Ah, ok. Ha senso. Certo. Boia, frate. Vabbè, ma scusami. Ma due volte di fila l'ha fatto? Oh, allora. Ma questi sono forti da solo, mo. Accidenti. Fatto, mamma mia. Tremendi. Mi hanno devastato. Ecolocazione. Oh, che bello. Questa è una passiva. Però materiale fuso bordata di bottiglie. Però materiale fuso, dai. Ho potuto comprare un'altra tasca per gli avvolgitori? Ecco, questo qui è molto interessante. Devo però spendere 10 pezzi fusione. Frammenti fusione. Comunque sia, sì, penso che lo comprerò prima o poi. Perché serve a fare danni, insomma. È inizio della battaglia, è molto utile. Quindi affrontiamoli. E sconfiggiamo anche questo secondo insediamento. Ok, si è buttato con noi un mamba anonimo. E mi ha preso. Oh, ma abbiamo lo stardigrado? Ehi, buono. Lo catturo allora. Lo registro. Attenzione. Gli stardigradi sono creature curiose che trascorrono gran parte del tempo dormendo nella bassa atmosfera di Nuova Virral. Di tanto in tanto scendono al livello del suolo per nutrirsi prima di risalire usando i razzi che hanno sul dorso. Difese incredibili, punti vita incredibili, attacchi... No. Però Galagor, la remasterizzazione, è uno dei mostri che più ho usato nella mia primissima run. È devastante perché non prendi danno e
con l'altro mostro che hai come compagno attacchi, dato che sono tutte quante lotte in doppio, quindi hai difesa e attacco. Stupendo. Ah, ho registrato uno stardigrado. Ah, vermiforme fluttuante. Ecco, mi sembrava in effetti. Infatti dico, non ricordavo proprio che lo stardigrado avesse questa forma vermifera. Vermifica. Insomma, è un verme. Lo prendevo più come un orsetto con le zampe. Tante zampe. Ehi, scusate l'intrusione. Voi giovani siete così miopi. Non apprezzate le opportunità di investimento che potremmo offrirvi? Amico mio, io le apprezzerei se sapessi dove e come investire. E se avessi soldi per farlo, certo. Allora, abbiamo due saltatori. Ah, ma voi siete proprio basic, proprio. Molto easy peasy. Io accetto tutto, eh. Ah, però. Oltre che proprio easy peasy, anche un po' difficili, perché, ehi, quella difesa non me l'aspettavo. E sì che Tokusetto pesta tanto. Beh, Chronoxley è un po' morbidino, eh. All'inizio, poi dopo diventerà forte. Nobiladro, mi piace. Che sarebbe poi la remasterizzazione alternativa del saltatore. Infatti l'altro a balzo spello, uno a Nobiladro. E vabbè, però sei di burro proprio. Il burro è più duro, no? Di carta sei. Ehi però, Zombilà! Stiamo vicini alla rimasterizzazione, Tato, eh. Manca poco, dai. Anche balzo spello che ho in squadra comunque. In squadra, nel gruppo? È vicino alla rimasterizzazione. Ok, uno è andato. Però critico, ma non serviva. Guarda quanto gli ho fatto poi all'umano. Dai, è morso e andata. Così recuperiamo anche qualche punto salute. Ma tanto vado a curarmi ora. Bene, bene, bene. Livello 26, cannone a ossa. Ok, per Macabra. Ah, che ho in squadra, certo. Ok, ottimo lavoro. Può darsi che questi parassiti inizieranno a capire con chi hanno a che fare. Ma controlliamo sempre per il materiale fuso. Chissà che ci fanno loro col materiale fuso, ora che ci penso. Perché dovrebbe servire loro del materiale fuso? Il materiale fuso lo danno solo gli arcangeli e le fusioni. Quindi o hanno fusioni o hanno arcangeli dalla loro. Il capitano Wallace è al parco di in questo momento. Andiamo dal capitano Wallace allora. Eccolo! Dai, 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 dai! No! Oh yeah! Ah. Ce l'ho fatta! Da che parte sei arrivato? C'è il sentiero! E l'ho fatto in un altro modo, ma funziona uguale. Ehi, Wallace! Vuoi sapere cosa ci separa davvero dai mostri? Le infrastrutture. Non basta costruire una comunità, ogni tanto va anche ristrutturata. Senza cure scrupolosi un posto come Harbor Town cadrebbe a pezzi. Io sono Wallace, uno dei capitani ranger di Harbor Town. Supervisione i lavori di costruzione su Nuova Virrel. Yanti ha detto che sei un guerriero promettente. Immagino che accetterai la mia sfida da ranger. Eh sì, let's go! Spero che il tuo addestramento abbia basi solide. Dovrai essere forte per abbattere i miei muri. Lo sono, lo sono. Operaio edile. Edile o edile? Comunque, randellato su capitano Wallace e martello giocattolo sul conostacio amico suo. Dai. Buono. Dai, 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 dai. Muro di plastica. Ok, devo abbattere i muri allora. E c'ho spaccamattoni. Però colpisce. Ah, non. No, questo non è quello del muro. Qual era quello del muro? Forse non era neanche lui, se ricordo bene. Però devo attaccarlo, quindi faccio solo colpo. Giusto per diminuire i tempi di attesa del muro. Che poi ogni turno casca, ogni turno che usa il conostacio. Quindi, bene o male, ce la facciamo in tempi brevi. Non mi demolirai facilmente. Beh, è ovvio che lui usi. Aspetta però. Randellata e spacca mattoni che colpisce due volte ciascun membro. Così almeno mandiamo a meno due il muro. Eccolo qua. Let's go. Vai, questa è buona, questa è buona. Anche loro ce l'hanno. Beh, certo, sono costruttori. Oh no. Muro A, muro acqua. Ok. Non è ok veramente.
Ok, faccio braccia in alto, ma ho sbagliato in realtà. Volevo fare spaccamattoni, poi mi sono reso conto che non avevo i punti per farlo, ma ok, dai. Va bene così. Lo prendiamo come un momento per setappare un po' di energie. Ok, boato sonico che colpisce entrambi. Martello giocattolo su di lui lo farei. Debolino lui con gli attacchi a distanza. Mamma mia, Tokusetto, ho sbagliato, colpa mia. Ovvio. Ah, va bene, va bene. Cannone ossa che attacca due volte. E martello giocattolo su Wallace che va KO. Wallace, tombola. Ok, capitano sconfitto. Nice one. Grazie. Copertura acqua, ok. Ah, questa è la copertura, mi ricordo che può fare un attacco forte. Una copertura acqua. Lo facevo con... con chi lo facevo che non ricordo. Però comunque sia, se fai copertura acqua poi puoi fare un attacco molto potente. Ah sì, con la remasterizzazione di Fangog, se non sbaglio. Comunque dai, è andata bene. Io ho costruito i miei muri e tu li hai abbattuti. Ottimo lavoro, ecco la tua ricompensa. E lui è il primo ranger. Buono. Vabbè, il muro elementale, quello in base al mostro che lo usa. Ho trovato quel materiale raro mentre facevo un sopralluogo per un progetto di Elysio nel parco. Puoi portarlo al municipio in cambio di qualche oggetto interessante. No. Mi manca un po' per salire di livello, ma sapete cosa faccio? Uva upgrade. Su. Balzo spello. Bordi taglienti, ok. E anche su. Zambela. Che usa sbriciola, distrugge tutti i muri infliggendo ciascun combattente con un muro danni proporzionali alla durata rimanente del turno. Ma lo devastiamo allora. E dunque, balzo spello. Vai, rimasterizza. Oh, diventa squarterrore. L'anatomia dello squarterrore non è facilmente descrivibile. Il suo corpo si può a malapena definire tale. È piuttosto un'intricata rete di arti artigliati legati insieme in modo disordinato, sotto un trench e un cappello macchiati. Attacco in mischia 200, velocità 170, difesa a distanza 120, che non è male, PS max 120. Sono un po' così, ma ci si può lavorare con squarterrore, mi piace. E Zombela, vediamo un po' la forma più potente. Eccolo qua, è diventato Caprogna. Lo spirito della Caprogna si è fuso interamente con i suoi resti, formando un corpo di ossa, terra e pietra. Sono bestie imponenti e possono ingrandirsi nel corso dei secoli, poiché la terra si aggiunge lentamente alla loro massa. Difesa a distanza 160, in mischia 160, punti vita anche 160, velocità e attacco a distanza così così, ma attacco 140, attacco in mischia. Wow! La squadra prende forma molto lentamente. Questi qui sono mostri che non ho utilizzato nella mia prima run, quindi sto cercando di differenziare un po' da quello che ho usato nella prima run, per essere un pochino più, per provare un pochino tutto. Come ultima cosa andrò da Hoylake a mostrargli lo stardigrado e ci prendiamo un altro materiale fuso. Ah, ma c'è Wallace ora che l'abbiamo sconfitto. Dammi retta, capo, questo nuovo apprendista si è fatto suo. Io e i ragazzi siamo rimasti davvero colpiti, mi ha spianato come una cassaforma. È raro sentirti così colpito dalla prestazione di un apprendista, Wallace. Beh, non capita spesso di fare prove di combattimento per gli apprendisti. La mia solita prova, costruisce un muro di mattoni, è meno entusiasmante di così. A proposito, la pausa pranzo è finita, del lavoro da fare. Ci si vede dopo, capo. Pausa pranzo, pausa cena. Hoylake, ti ho portato Stardigrado. Un esemplare di Stardigrado, vero? Perché a me qualcuno vorrebbe trasformarsi in questa cosa orrenda, proprio non saprei. A dire il vero, non voglio trasformarmi in nessuna bestia. Non capisco come funzioni questa tecnologia e preferirei non sperimentare su me stesso. Sono più felice di lasciare che altri si trasformino in mostri. E che mi ricorda, ecco una ricompensa per i tuoi sforzi. Grazie. Dunque, si parla di un coniglio alato, luogo di avvistamento su Colle Autunno. Ma ce l'ho già preso. Era vero, non l'avrei mai detto. Ah, quindi non devo portarglielo? Basta che ce l'ho registrato? Ah, ok, meglio così. Io l'ho sempre portati da lui i mostri, nella prima run, quindi non pensavo fosse possibile anche senza. Devo ancora imparare molto.
È curioso come i nostri miti e leggende sembrano influenzare l'aspetto dei mostri qui su Nuova Virral. Dimmi un po', posso farti qualche domanda sul tuo mondo, quello di prima che venissi qui? Tra le altre cose sto catalogando le varie realtà da cui provengono gli abitanti di Arbor Town. Ok, semplici domande. Domanda numero 1. Conosci l'impero romano? Certo. La rivoluzione industriale è avvenuta nel passato del tuo mondo? Yes. Domanda 3. L'umanità è mai sbarcata sulla luna? Io mi immagino i complottisti che giocano a questo gioco e dicono no. Ottimo. Ultima domanda. È già avvenuto il giorno dei pennuti? Dipende. Se parli del film Uccelli di Hitchcock, sì, ma se no, no. Ma non stare a preoccuparti per quello. Anzi, ritieniti fortunato a non sapere cosa intendevo. Thank you. Grazie. Ok. Materiale fuso e upgrade. Ok, no, un altro incarico, su. Penny Dreadful borbottava di un corvo con cappuccio e ma non finiamo più, ora tutti quanti l'ho registrati. Sì, ce l'ho. Ok. Mai morto, dico bene. Ecco, direttamente così, poi dice basta, prenditi sta roba e vai. Non è rimasto che un solo mostro nella mia lista di indagini urgenti. Una creatura che fugge se intravede anche solo un essere umano. È un elfo con la faccia di legno al parco. Se ti sembra qualcosa che sarai in grado di registrare, ti auguro buona fortuna. E non è che fugge in realtà. C'è un altro mostro che fugge, ma ne riparleremo a fine gioco. Bene, allora, con Eugene qui che mi segue ovunque io vada, vi lascio e vi do appuntamento al prossimo episodio di Cassette Beast o di qualsiasi serie siate interessati a vedere. E in descrizione, come sempre, trovate tutti quanti link utili e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!